Sempre bello partecipare a questo evento, ormai è giunto alla 8ª edizione, e una cosa a cui teniamo particolarmente tutti gli anni, offrire questa giornata un po' a tutta la comunità. Noi è una decina d'anni più o meno, no un po' meno, 8-9 anni di Bagnini, sempre qui Cooperativa Santa Barbara. Passione tramandata un po' dai patoni che davano i vecchi Bagnini su dighe, mica dighe, nasci da incendiario, muori da pompiere, quindi... Ma negli anni siamo migliorati, dai, forse negli anni siamo migliorati. Poco, molto poco. Siamo qua oggi, giornata della 12 ore, ripeto un'altra volta, siamo qua tutta la mattina, tutto il pomeriggio e in vasca si finisce alle ore 9. E poi festa nel giardino qua di fianco fino a notte inoltrata, fino a che le tenebre ce lo consentono. Con cucina e intrattenimento musicale con DJ Zappa fino a tarda notte. Ciao a tutti, il mio nome è Dimitri Binacchi, sono un ragazzo nato qua nella valle, in Borgo Valvitaro, e sono emigrato a Londra 18 anni fa, ma ogni anno a luglio o agosto, ma sicuramente per la 12 ore per ricordare Dario, sono sempre qua con la famiglia. E ci piace molto venire qua, l'atmosfera è sempre bellissima, i ragazzi delle piscine sono fantastici. E è sempre bello tornare a casa, comunque io sono cresciuto qua, ho tutti gli amici, la mia famiglia è qua sempre a Borgottaro, quindi mi piace venirli a trovare, fare festa, stare tutti insieme, e ormai sono 8 anni che non manco mai all'appuntamento qui della 12 ore, che è fantastico, siamo sempre tutti insieme, si nuota, si gioca un po' beach volley, facciamo qualche bevuta, anche di troppo, e alla sera non aspettiamo l'ora di mangiare qua tutti insieme con delle grandi tavolate e fare festa, ballare e spegnere una bella giornata tutti insieme. E comunque voglio ringraziare anche Michele Beccarelli, che è sempre stato un mio grande amico, e voglio dargli il supporto e il sostegno per questa bellissima manifestazione, e lo ringrazio veramente tanto.